Ben ritrovati, R9 con questa mattina al centro di tutto ci sarà la fotografia. In particolare ne parliamo con Francesco Rossi, che è presidente della neonata associazione Photo Art Club. Innanzitutto, buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere in nostra compagnia. Allora, Grazie a te. questa associazione, appunto, come dicevo, è nata da poco. Qual è il vostro obiettivo? Perché creare questa associazione? Si prefigge di creare un ampio parco di attività per i suoi associati, per esempio promuovere la cultura, la tecnica, il linguaggio fotografico, costituire un punto fisico di ritrovo per gli appassionati di fotografia, dove parlare di fotografia e confrontarsi, condividere con altre associazioni, gruppi già che esistono, per esempio. Con l'associazione del presepe vivente di Grottammare abbiamo già un appuntamento per quest'anno, ci risarà il presepe, Certo. faremo delle foto e li abbiamo contattati. Ecco, questo è quello che vogliamo fare. Chiunque può far parte della vostra associazione, giusto? Sì, Ovviamente che sia appassionato di fotografia. chiunque. Il mese di dicembre sarà gratuito perché poi finisce subito. Abbiamo pensato Avete di. una sede? Sì, abbiamo una sede a Grottammare. Dove si trova di preciso? Magari chi ci sta ascoltando è interessato a venirvi a trovare. Di solito il comune ci dà i locali dove ritrovarci, in più abbiamo la sede fisica, si trova in via Valtesino, Ok, quindi però il comune di Grottammare ci mette certo. sempre a disposizione dei locali, per esempio la sera della presentazione saremo alla sala consigliare. Poi, tra l'altro, di questo ne Ne parleremo parleremo, va subito bene. dopo. Allora, ritorniamo un attimino alla vostra associazione. Voi Sì. prevedete uscite, corsi, attività per associati e anche incontri. Sì. Corsi Corsi magari incentrati su cosa? Da di base di fotografia, poi partite proprio da un livello base. base, poi ci saranno i corsi intermedi e i corsi evoluti. Vogliamo magari ricordare qualche membro dell'associazione, quindi c'è lei come presidente. Poi Poi ci sono due vicepresidenti, uno è Lori Giacomo, l'altro è Nello Sorrentino, poi c'è la segretaria che è Laura Cipolloni. Poi ci sono gli altri collaboratori che sono Matteo Trionfi, Roberta Iampieri e Giacomo D'Amico. Siamo in Benissimo. otto. Bene, quindi un bel gruppo considerando che siete Sì. appunto appena nati. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa e poi ritorniamo qui con Francesco Rossi. Restate con noi. Ed eccoci ben ritrovati a R9 Con. Vi ricordo questa mattina siamo in compagnia di Francesco Rossi, presidente dell'associazione Photo Art Club Grottammare. Tanti appuntamenti, Francesco, previsti per il mese di dicembre. Il primo che troviamo in calendario, insomma, sarà quello del 12 dicembre. Che cosa accadrà e dove? Ci presentiamo a tutti, accadrà nella sala consigliare del comune di Grottammare che gentilmente il comune ci ha messo a disposizione, anzi approfitto per ringraziare sia il sindaco che l'assessore alla cultura, Certo. sarà presente il sindaco quella sera e chi vuole capire meglio come vogliamo lavorare, come vogliamo metterci A in disposizione discussione e potrà anche a venire a disposizione di chi disposizione ama sicuramente. questo lavoro. Questo a partire dalle ore 21, Sì. poi Ci il sabato 16 a partire dalle ore 15 invece che cosa ci sarà, sarà Francesco? la prima uscita è ovviamente è gratuita perché andiamo su al vecchio incasato di Grottammare e ecco, facciamo le foto lì e noi le facciamo anche noi, aiutiamo chi è che magari si presenta per la prima volta a fare le foto e Certo, un bel cerchiamo. paesaggio a disposizione, Sì, qual è proprio vabbè, abbiamo scelto detto. Grottammare Alta perché è vicino, Esatto. anche per gli spostamenti è più semplice Per una questione arrivarci di per la prima praticità, volta. Esatto, assolutamente. esatto. Poi martedì 19 dicembre, sempre alle ore 21, c'è la visione degli scatti dell'uscita. Esatto, quella uscita lì che faremo sabato, martedì la discutiamo sempre alla sala consigliare e ne parliamo insieme e si può anche iniziare a fare un po' di post-produzione. Senta Francesco, invece ritornando al presepe vivente, che è un appuntamento molto importante per tutti i grottammaresi, Sì. come vi inserirete all'interno di questa manifestazione? Allora, ha preso un accordo con loro, ci metteremo nei punti strategici, facciamo delle foto, facciamo tutto il giro del presepe, loro sono d'accordo a farlo e ci appoggeranno e così, ecco,
cerchiamo di fare qualcosa di interessante. Assolutamente. Allora, Francesco, prima di concludere, un invito magari a chi ci sta ascoltando, che è appassionato di fotografia, magari che fa qualche corso online, però poi magari ha sempre bisogno di un supporto, di una persona fisica comunque che stia al fianco, con il quale anche confrontarsi. Quindi un invito a tutti. Un invito a tutti. Sì, mi auguro che tutti quelli che sono appassionati prendano in considerazione questa opportunità, perché abbiamo dei ragazzi molto competenti sia nella fotografia che nella post-produzione, all'uso di Lightroom e Photoshop, che oggi sono molto importanti per chi fa foto. Assolutamente. Allora, qui leggo che è con il patrocinio questi vari appuntamenti con il comune di Grotta a Mare in collaborazione con Fotolandia, sì, giusto? Sì, sì, Fotolandia. Allora, avete una pagina Facebook, un sito dove rimandare, insomma, a chi ci sta ascoltando? Sì, abbiamo la pagina Facebook e anche un profilo Facebook. La pagina si chiama Photo Art Club Grotta a Mare, il profilo PAC, perché sono le iniziali, esatto. PAC Photo Art Club. Grazie Francesco. Prego. Per essere stato in nostra compagnia. R9 Con termina qui. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.